Bella a tutti ragazzi, sono Stain, benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostro dove sono tutte quante le sfide a tempo nella mappa di Mondstadt. Non le ho contate, quindi non so dirvi quante siano e non sono particolarmente difficili, quindi non è il genere di sfida a tempo in cui bisogna impegnarsi più di tanto. Come potete vedere già da questa prima sfida in cui bisogna salire tipo tre piani, ho fatto così molto tranquillamente, c'è abbastanza tempo, le sfide sono fatte tutte quante per essere fattibili dalla maggior parte dei giocatori. Poi c'è chi magari non ha potenziato bene i personaggi, perché alcune sfide sono combattute, sono fatte da incontri, ecco, in cui bisogna combattere. E in quelle particolari sfide, se qualcuno magari non ha i personaggi adeguatamente potenziati, potrebbe trovarsi ad avere difficoltà, ma di base, a parte un pochino di controllo aereo, come potete vedere, un po' di logica a livello proprio spaziale, tipo c'è il ghiaccio sull'acqua, sfruttiamolo per andare più velocemente a raggiungere la cassa, non è nulla di complesso. Queste sfide, come potete vedere, danno delle casse ogni volta che vengono completate, e queste casse però non sono tutte quante della stessa rarità, possono variare. Infatti alcune casse sono quelle di piccoline che danno tipo una gemma, forse due, boh, forse cinque, però alcune sono grandi. C'è una sfida in particolare più avanti nel video, non semplicissima se non si parte ben settati, ma fattibile. Ovviamente sono tutte fattibili, come ho detto prima. Cerco di mostrare la posizione di tutte quante le sfide adeguatamente, quindi spero si veda tutto quanto bene. Questa è una cosa che dico in quasi tutti i video, perché mi preoccupo di fare i video bene, quindi anche se magari a livello di editing, a livello di voce, personalità e tutto quanto non è il massimo, per alcune cose purtroppo non posso farci molto, soprattutto come persona, ma vorrei almeno fossero video comprensibili, che se qualcuno viene e li guarda pensa sì, si capisce, capisco dove devo andare. In questa particolare sfida, la sfida era accendere i fuochi in tempo, e il punto è che stava piovendo e io non sapevo se sarebbe valso, quindi ho continuato a farla e ho scoperto questa cosa, che nonostante le fiamme si spegnessero per la pioggia, appunto, non era un grosso problema. Quindi mi sono messo lì, ho acceso tutto quanto e via. Ho preso anche quella cassa. Ci sono casse in cui purtroppo bisogna scalare un botto. Una cosa molto bella di questo gioco è la possibilità di muoversi liberamente. Sicuramente. Una cosa molto noiosa sono le montagne. Oh mio Dio, quante montagne che ci sono. Ci si trova lì e la si guarda e oh mio Dio. Si comincia a scalare. Però vorresti andare più veloce, ma non puoi, perché se lo fai poi la stamina ti finisce più in fretta. Fra parentesi, questo cerchio che ho preso l'ho preso proprio a pelo a pelo, perché sono sceso troppo, ecco, e quindi l'ho preso giusto con il ciuffo di capelli che mi spuntava verso l'alto. Tornando alle scalate non sempre molto carine da fare, a volte veramente arrivo dove devo arrivare, tipo nella zona di Wolvendom, mi pare si chiami. C'è il TP, bellissimo il TP, per chi non lo sapesse è il teletrasporto. Lo prendo, arrivo e poi alzo lo sguardo e c'è tipo questa scalata enorme da fare, che oh che palle, ti prego, devo davvero fare tutta questa strada? Non posso avere un TP un po' più comodo, magari in alto anziché in basso rispetto alla montagna, perché così da sopra posso buttarmi sotto, invece se devo andare da sotto a sopra è un po' più complesso. Però no, a volte come si dice, gli sviluppatori di gioco adottano queste tecniche, chissà, forse anche per far rimanere i giocatori più tempo collegati sul loro gioco, perché non so bene come funzioni, ma credo che uno sviluppatore voglia che i giocatori siano presi dal gioco, e quindi penso, questo è sempre un mio pensiero, sto fra l'altro divagando tantissimo, penso che il gioco debba avere delle missioni fattibili, tutte una vicino all'altra, ma
rese meno fattibili. È come quando si va a fare, non lo so, si va ad acquistare un prodotto che costa 100 euro e viene prezzato 150, ma scontato di 50. Tu sei contento perché dici wow, che bello, è in sconto, lo pago di meno, però in realtà quello sarebbe il prezzo reale. Quindi è tutta una, come si dice, è tutto marketing in questo caso. Anche in questo ambito dei videogiochi penso ci sia più o meno lo stesso principio. Quindi si mette una missione, tu dici ah beh, è lì di fianco a me, prendo il TP che è proprio lì di fianco e poi c'è la montagna altissima. E dice vabbè, ho preso il TP più vicino, devo fare solo questa montagna. Quando in realtà magari prendendo un altro TP più lontano è tutta pianura e sarebbe molto più facile arrivarci. Però questo era tutto un trafiletto enorme, perché poi io quando mi metto a fare i commentary, soprattutto quando ci sono questi video qui, in cui magari li registro perché ci vuole un po' di tempo per fare tutto quanto, poi con i tagli e tutto quanto diventa un video di 10 minuti, ma li registro così, cerco di fare dei video abbastanza fluidi, ma comunque poi ci sono 10-12 minuti di video che cosa fai? Cioè, nel senso potrei mettere un video con soltanto la musica e la gente va lì e fa pom, mette play e via. Però preferisco provare a metterci la voce, magari dire un sacco di cazzate come faccio ultimamente nei miei video e boh, mi diverto così. Qui. Questo qui non è complicato, io non sono riuscito a prendere il secondo cerchio, non so come si debba fare sinceramente, cioè non sono sicuro si possano prendere tutti i cerchi, come si dice, consecutivamente, però ho detto vabbè, è andata lo stesso, quindi andiamo così, lo prendo, cioè alcune cose le ho dovute riprovare perché inizialmente ho avuto un po' di difficoltà, però a parte quelle poche cose che ho dovuto riprovare, ecco qui per esempio, oh mio Dio, devo salire, facciamo un taglio, facciamo così, è da questo, da questa sfida a tempo che, meno male, mi è venuto al primo tentativo perché altrimenti avrei dovuto rifare tutta la scalata, ci si trova direttamente di fianco ad un'altra sfida a tempo, che è quella sulla montagnella qui sopra, che si vedrà adesso. E quest'altra sfida a tempo, per esempio, io l'ho fallita la prima volta perché spuntano, se non sbaglio, tre nemici acquatici. Vediamo se. No, tre nemici di fuoco, mi correggo. E niente, c'era uno dei tre che continuava a scappare e ho finito il tempo mentre gli davo l'ultimo colpo. È finito il tempo e non me l'ha data giusta, quindi ho dovuto rifarla. Però il taglio penso sia venuto abbastanza fluido, se non l'avessi detto nessuno se ne sarebbe accorto. Anche perché dubito ci sia qualcuno che va a guardare, e no, aspetta, la prospettiva è diversa. Cioè, penso di essere soltanto io che vado a vedere se effettivamente le cose sono state fatte come vengono mostrate nei video. Però questo è tutto un altro discorso che non c'entra assolutamente nulla con il videogioco che sto portando in questo video. Qui di nuovo sfide molto facili, molto tranquille, si va nella zona di Eastern Terror, molto molto tranquilla come zona, cioè tranquilla è un parolone, molto particolare come zona, sembra proprio una regione a parte, ma questo è un altro discorso. Questi tre di fuoco sono molto semplici, fra poco ci sarà una prova a tempo un po' più complessa però, dove io vi consiglio di portarvi qualcuno di fuoco che abbia un'abilità. Magari ad aria sarebbe meglio. Questo perché ci saranno gli slime di terra, no, non di terra, scusatemi, di erba, che come immagino sappiate vanno sottoterra, perché sono dei bastardelli. E quindi infatti qui si vede che l'ho fallita, perché quelli vanno sottoterra, sono difficili da prendere, quindi l'elemento fuoco li brucia, li tiene fuori dal terreno. Penso sia il modo più semplice per farli fuori. Poi lo slime grosso è soltanto per far perdere tempo, ma quelli fastidiosi sono quelli piccolini che si perdono e tu dici, ma come devo fare per devastarli? Non lo so neanche io, ragazzi. Fatta questa sfida qui, si sblocca questa corrente ascensionale di aria potentissima, quindi si prende la corrente ascensionale, si sale su. Si va a quest'altra sfida a tempo, molto semplice in realtà, non so perché abbiano dato tutto questo tempo per farla, però
Perché è veramente semplice, cioè è molto vicino al posto. Io poi ho sbagliato, non ho preso il primo cerchio catalizzatore di velocità, non so come chiamarlo, primo boh, cerchio della velocità, chiamiamolo così. Però sono comunque riuscito tranquillamente con un largo, largo, largo vantaggio di tempo, se così si può definire, a prendere la cassa. Infine, mi pare che sia l'ultima, sì. Questa qui è quella che ho già mostrato nel video degli Anemoculus, il quarto video degli Anemoculus. E niente, per arrivarci questa volta, anziché fare la mega scalata, mi sono detto: ma andiamo da sopra la torre di Storm Terror e vediamo se ci riesco. Ho trovato questa corrente d'aria che mi ha spinto un po' più in alto e mi ha permesso di arrivare tranquillamente qui a fare quest'ultima sfida. Molto semplice, mi piacciono queste sfide qui, sono carine. Sono tipo, prendi i palloncini che. Puff! Molto, molto, molto semplici. Fatto ciò, ho finito, credo, perché non ne ho trovate altre. Ho cercato sulla mappa interattiva, non ne ho viste altre. Quindi credo di rimanere dentro i confini di Mondstadt e di averle finite tutte quante. Magari c'è un'altra che è al limite fra Mondstadt e Liyue, questo io non lo so, però. Il video giunge al termine, io spero vi sia stato utile, vi invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'avete fatto ad iscrivervi al canale. Ci vediamo domani con un nuovo video, ciao a tutti!